Io, sì. La tua fantastica maestra! Eccola, è colpa sua, prego, signora. Noi la conosciamo molto bene e lei era la maestra appunto di quel tango famoso, però lui non è che ha smesso in questi anni, sì, sì. Lui ha continuato a coltivare il ballo. Sì, sì, perseverare è diabolico, sì. E quindi abbiamo continuato sempre grazie a Elena e ci siamo tenuti, insomma, nei periodi sia la corrente alternata. Vabbè, secondo le cose che uno ha da fare, eccetera. E adesso ci siamo, addirittura Elena si è scatenata. Io non venivo, tu mi hai invitato molte settimane fa, ma io non è che me la sono tirata, come dico. Allora diceva, no, sai, non posso questo altro. Dico, ma come mai? Perché in realtà ci siamo chiusi come Rocky in una palestra dalle parti via Tiburtina, un nostro amico Alessandro Fogliette, state sabati, lui faceva il coreografo da fuori, quindi tra loro due pensa che conciliaboli. Hanno massacrato. Puoi spiegarlo a me? E poi farlo. E noi ti vedremo qui, sì, su questa pista. Martedì ma no, guardate, sì. Lo dobbiamo attendere al varco perché vale la pena. Sì.